dire se il 2-2 è un risultato giusto, Simone? Forse sì, perché non siamo stati bravi a chiudere la partita e quindi forse abbiamo peccato lì davanti a chiuderla. Forse sia stato giusto 2-2, anche se meritavamo di più. È un'occasione persa, vista la classifica, anche la Juventus. Sì, visto la classifica sì, però sono ancora tante partite, ci siamo ancora. Cosa ne pensi di Balotelli? Forse simula un po' troppo? Ho visto che protestavate. No, Balotelli è di solito questo giocatore, conoscete voi meglio di me che siete qua in Italia da tanti anni. È un bravo attaccante, però ha delle caratteristiche così, però va bene. Siamo abituati. Grazie. Ciao. Ragazzi, però fate veloci perché sennò non segna più, eh. Perché segnare significa fare sta fatica qua. Questa è una partita non bellissima, però si poteva anche vincere nel finale. Sì, al finale potevamo anche vincere. Ma va bene, il pareggio è stato giusto. Ora arriva il derby, un'altra partita delicata per chiudere al meglio l'anno. Ci vorranno punti importanti per dare poi speranze per il 2014. Sì, sicuramente è una partita molto difficile, che è il derby, e speriamo di fare tutto per vincere questa partita e risalire in classifica. Cosa da dire dal punto di vista arbitrale? L'arbitro non ti è piaciuto oppure sì? No, non mi è piaciuto per niente, perché noi siamo andati a parlare tranquillo e le ha messo giallo a Montolivo, che è il capitano. Penso che in qualche decisione non è stato così onesto, no? Ci sentite l'effetto Berlusconi quando viene a trovarvi? Avete una carica in più? Sì, è sempre piacere che il presidente vada a trovarci, penso che ci dà motivazione, e si è visto in queste due partite lo che abbiamo fatto, no? Che la sua presenza lo che fa. L'Atletico Madrid? L'Atletico Madrid è una squadra difficile, una squadra che adesso sta molto bene, sta di primo nella Liga, sarà una partita bella da giocare. Sei felice dell'interesse del Manchester United? Ah, di quello sì, sono felice, ma adesso solo penso al Milan e di fare bene. Grazie. Ok, grazie. Grazie.